agli ordini dello start. Amici appassionati di ippica e di galoppo sardo, per questa settima puntata di Agli Ordini dello Start, la rubrica che cura e tratta i temi tecnici delle corse al galoppo in Sardegna. Sabato c'è stata la quarta giornata, dove analizzeremo appunto tutte le sei corse. La giornata è stata resa interessante e anche curiosa dalla partecipazione del fantino Antonio Fresu, che ha montato in bel quattro corse, due erano un cambio di monta. Vedremo cosa ha combinato nel proseguo della puntata. Partiamo subito però con la prima corsa, che era la debuttante per Puro Sangue Inglese di 2 anni, una prova sui 1000 metri, 4 al via dopo il ritiro del numero 1. La corsa ha visto il successo di Lady Gavoy con Antonello Fadensella al comando sin dalla sgabbiata, che ha controllato costantemente la compagna di training Vivinka Ollolaesa, qua la vediamo in giubba gialla, mentre al recupero vediamo l'altra del team Kutu, Vale tale quale. Qua i cavalli stanno completamente alla piegata finale, quando si entra in dirittura con Vivinka Ollolaesa che sferra l'attacco a Lady Gavoy, ma reagisce sempre sotto la spinta di Antonella Fada, che usa qua la frusta, cambia azione ancora e riesce a controllare Vivinka Ollolaesa. Bella affermazione questa per Lady Gavoy. Al terzo posto conclude Vale tale quale, mentre al quarto, tardatasi dalla sgabbiata, Murighessa. Questa cavalla è stata acquistata alle aste di Goffs lo scorso autunno in Irlanda, quindi un successo che premia anche il team dei proprietari di Lady Gavoy. Per lei non abbiamo contributi, sentiamo però due parole di Antonella Fada, anche se l'audio è disturbato dal vento forte che ha caratterizzato il pomeriggio di sabato. Prego. Quella, dai, Antonello, bel debutto, dai. Ecco, mi scuso per l'audio, ma il vento mi ha colto un po' impreparato questa volta, quindi alla prossima vedremo di migliorarci, e appunto ha disturbato l'audio. Concludo con la prima corsa, segnalando che è stata una tripletta del team di Antonio Cotu. Le prime due arrivate sono tutte e due alle acquistate in Irlanda, mentre la terza è arrivata in Sardegna, così come la quarta è arrivata a Murighessa. Passiamo ora alla seconda prova, una condizionata sui 1800 metri per fondo arabo anziani. Qua vedeva di nuovo la sfida tra la scuderia di Antonio Fisio Pinna e Zeo Fester, con l'inserimento del rientrante Zimbar, che appunto è stato montato da Antonio Fresu in sostituzione di monta di Cristiano Di Stasio. Qua vediamo le prime fasi di corsa, dove la corsa appunto è stata animata da Zatop in giubba rossa, che ha condotto per circa 1500 metri portando il drappello fino alla retta finale. Ci portiamo appunto agli ultimi 300, adesso con le immagini andiamo al completamento della curva finale, con Zatopek ancora al comando, viene attaccato qua da Orok, urla dei Ghent all'esterno, mentre all'interno trova il varco giusto Zio Fester, montato da Nino Murru, che progredisce. Qua abbiamo visto il Zimbar che ha tamponato urla dei Ghent, Zio Fester nel mentre scappa via e si mette al riparo da Zimbar, che conquista la seconda posizione, mentre al terzo urla da Ghenta a precedere il compagno di scuderia Tacito Lecito.
Bella prova questa di Zio Fester che agguanta un'altra vittoria, la prima tra gli anziani. Era annunciato in gran forma da parte del suo team e non ha deluso le attese. Altrettanto buona, devo dire, la prova di Zimbar al rientro, un cavallo che l'anno scorso ha vinto il derby, ma ha una costanza di rendimento davvero impressionante, perché non è mai uscito fuori dal marcatoio e neanche questo giro al rientro ha corso alla grande, sicuramente verrà avanti per le prossime prove. Un elegante si va a contentare del terzo posto, così come tacito lecito del quarto. Per Zio Fester abbiamo il contributo di Nino Murru, sentito al rientro al tondino, e poi del team manager di Zio Fester, Piero Cussu, che ci ha raccontato un po' le sue impressioni. Mi sposto, vai. Vai, vai giusto. Nino, rientro La prima vittoria terzo. stagionale. E quindi? cavallo bellissimo. È una corsa abbastanza regolare, in curva mi si era messa un po' male, poi ha fatto una bella scatto di vettura. E avevi ancora un po'. Vinto bene. Sì. Ha dimostrato che può correre anche con gli anziani. Complimenti, Nino. Grazie. Allora, per il premio comune di Tiresimo, Piero Cossu, di offerto. È entrato a terza l'altra volta, oggi ve l'aspettavate la salute. E ha lavorato bene, stava bene, cavallerà in ordine, ci stava. Comunque continua sulla linea positiva in termini di risultati rispetto all'anno scorso, Sì. perché terza rientro già vinto, veniva la vittoria della chiusura di Bilancino, quindi un cavallo perché con gli anziani può Si può dire là, sono un cavallo a posto, sei in ordine, un cavallo che con questi se la gioca. dire. Senti, 1008, 2004 ci arriva. Ma ha fatto il mio che non era apposta, però penso che la faccia un po' nella distanza, cavallo Complimenti per la Grazie. Il cordiale è disponibile, Piero Cussu, abbiamo sentito per la prima volta in Umbro la sua prima vittoria, lo sentiremo anche dopo perché ha fatto il doppio di giornata. Comunque Cussu abbastanza soddisfatto per questo cavallo che segue sin da Pulero e che sia nel finale di stagione dello scorso anno, sia all'inizio di quest'anno le sta regalando tante soddisfazioni. Proseguiamo ora con la terza corsa, che era l'handicap per cavalli di 3 anni, puro sangue inglese. Gli occhi inevitabilmente erano puntati su Temugini e Antonio Fresu, che non hanno deluso le attese degli appassionati. Temugini, dopo prove generose e non sempre fortunate, ha finalmente colpito il bersaglio pieno. Adesso qua vediamo la partenza, ma con le immagini ci portiamo al completamento della curva finale, dove troviamo Double Grey in lotta con Brit G. Mondust. Le due ora affrontano la retta. All'esterno si propone Temujin, che piazza il suo spunto velenoso a 250 dal palo, interpretata davvero la frusta internazionale Antonio Fresu, togliendosi così l'ingrammata qualifica da Maiden, siglando, varcando per primo il traguardo. Al secondo posto l'insidiosa Salve della Guerre, che è partita forse un po' in ritardo nel suo spunto, mentre per il terzo rimane in quota la generosa Brit G. Mondaste, che riesce a sopravanzare proprio nei pressi del traguardo. Double Grey, tutti e due avevano fatto una corsa dispendiosa. Sentiamo ora la voce di Antonio Fresu e quella di Gianmarco Pala per questa vittoria, che sicuramente al trainer Pala avrà fatto piacere. Cosa mi dici? Si è fatto la qualifica di Maiden, ha trovato forse una categoria inferiore. Senti, ritorno in Sardegna con la vittoria. Tanti sostenitori, dici? È sempre bello vincere a casa. Complimenti. La terza corsa era il premio Marca Fettorino, era un handicap, ha vinto il top weight, Temugini con l'ingroppa a Antonio Fresu. Se ci decidete se siete migliori. Beh, sono ovviamente contento Bruno perché insomma sto cavallo aspettava la vittoria da un po' di tempo. Finalmente è arrivata, quindi insomma adesso guardiamo avanti con più serenità. Doverosi ringraziamenti al jockey Antonio Fresu perché ritengo che gran parte del merito della vittoria oggi sia la sua. Senti,
vediamo un aneddoto. Ieri c'è scritto che le race che state sapendo di Temugina debuttate a vinto, domani di buon auspicio. E domani va in cerca della seconda vittoria. Però era di buon auspicio, sì. Per il fratellino che è qua in Sardegna. Ma guarda, il cavallo sicuramente ha una bella linea, è stato allevato bene, è allevato da mio zio Franco Pala. E purtroppo lui da puledro aveva dei problemi fisici, aveva un ernia ombelicale, insomma altre cosucce che lo hanno condizionato e tuttora lo condizionano. E diciamo che sta facendo il massimo delle sue forze, delle sue potenzialità. La stagione ha appena iniziato, io ti auguro in bocca al lupo. Grazie. Avevamo detto che ci risentivamo, ci siamo. Sì, ci siamo risentiti. Speriamo sabato, domenica. È sempre interessante sentire Gianmarco Pala. Abbiamo parlato di The Race, un puro sangue inglese di 2 anni, fratello pieno di Temugino, appunto, figlio di Gallidon e Tancramanna, allevato da signor Franco Pala, zio peraltro di Gianmarco. The Race, come stiamo vedendo dalle immagini, ha poi appunto bissato, ha portato a compimento la missione, bissando il successo del debutto, quindi anche questo è un bel prospetto per i 2 anni, a dimostrazione che la linea di Temugino è buona, e ha fatto bene a crederci Pala quando ci raccontò questa prima delle corse, appunto avvicinata alla Sport River Blitz, ci aveva raccontato la storia di Temugin. Complimenti a tutto il team. Allora, passiamo alla quarta prova, che era una Maiden per fondo arabo di 3 anni, la quale ha premiato la qualità di armada, le qualità di armada del Bonorva. Qua siamo alla partenza, dove ancora Antelios, come al debutto, ha provato a condurre, inseguito qua da Rihanna, azzurra mia. Vediamo in quarta posizione Armada del Bonorva, appunto Armada del Bonorva in netto progresso rispetto al debutto. L'erede di Guido, che Dabras ha interpretata con fiducia da San Rogessa, ha impostato una corsa di attesa facendosi portare a fino alla retta prima di muovere. Qua vediamo appunto il completamento della piegata finale, anche si propone all'esterno anche Arizona Baby. Qua al centro dello schieramento scatta Armada del Bonorva, che viene su con un'altra falcata. Arizona Baby rimane sul passo, mentre all'esterno si ingamba a maglia d'ora. Impressionante davvero lo spunto negli ultimi 100 metri, guardate qua, finisce a ridosso della vincitrice. Comunque buona la prova di Armada del Bonorva, ovviamente buona anche da quella di Amaglia d'Ora, mentre per Arizona Baby, magari, come ho scritto ieri, ha bisogno di qualche metro in più per potersi esprimere al meglio. Comunque un secondo, un terzo posto per lei nelle prime 2 corse, penso che ce ne sia abbastanza per poter crescere e migliorare nel proseguo della stagione. Allora, per Armada del Bonorva abbiamo sentito ovviamente Sandro Gessa al rientro dal Tondino, che ci ha spiegato anche un retroscena del debutto, e poi abbiamo avuto il piacere di intervistare l'allevatore Salvatore Testoni, l'allevamento del Bonorva, identificato. Per la prima volta su Sport River Blitz abbiamo chiesto un po' le impressioni su questa cavalla da lui stesso allevato. Prego un contributo. Allora Sandro, bene, terza bene. L'altra volta oggi la Maiden. Sì, l'altra volta sinceramente l'avevo un po' aspettata. Oggi ho cercato di aspettare più del tempo la retta, poi lì c'è un spunto secco e bene. Ne avevi ancora in fondo? Sì, avevo ancora qualcosina, che quando resta da sola l'altro era troppo lontano e non reagiva tanto, però è una gran cavalla. Complimenti. Grazie. Allora, con la quarta corsa era una Maiden per fondo arabo dei 3 anni, abbiamo il piacere di avere uno dei migliori allevamenti della Sardegna per quanto riguarda il fondo arabo. Signor Salvatore Testoni, mi fa piacere. E beh, ormai lei è famoso per il suo allevamento, poi con la pista del Bonorva è facilmente riconoscibile. Sì. Questa cavola l'ha levata lei, sì. Ha fratelli vincitori, ho già vinto, cosa ci racconta questa cavola? Allora, per il momento presenta bene, la cavola dovrebbe farci divertire quest'anno, penso io, a molte volte. Io credo che vada bene questo, sarà la cavalla davvero, penso, non è che non bisogna allenarsi, ma mi sembra una cavalla davvero.
Beh, certo, lei parla per la sua esperienza, perché comunque ha avuto tanti cavalli. Questa la vedo un pochino anticipata. Ecco, mi ha anticipato la domanda. Questa sembra più precoce rispetto a lei. Sì. Ascolti, lei c'ha tante fattrici. L'allevatore degli stalloni che non andrà bene, Ispanico Sauro e Lordo del Bonorba. Come va il suo allevamento? A parte questa cavalla, no, c'è altro in giro? Ce n'è un'altra che ce l'ha Marlimidieri, ma... Ah sì, a Fasia, però per il momento non si registra neanche, si vede magari che non sarà pronta ancora la cavalla, perché anche quella non si vede, perché la mamma di quella ha fatto un secondo a piedi, insomma, è una cavalla... La sorella di Spartano, la mamma di Afasia. La sorella di Spartano, sì. Senta, questa è una delle poche figlie di Vido, perché purtroppo Vido per me è giunto al tramonto della sua, di quello che è, del suo percorso da stallo. Questa è una delle poche che è rimasta. Non so se ce ne sono altre. Poche e niente. Quindi sì, è una bella famiglia generale. Sì, questa per me è stata la prima che ci ha lasciato. Questa è la stata evitata la mamma di continuare. Io sono deciso proprio di continuare. Adesso ho dato a giocare al bruttino perché ormai sono stata lì. Facilmente conducibile a salvare questo. Sì, adesso le auguro. Ma guarda, dopo le mie pensate, la cavalla è stata una cosa. Avremo la gara di amante. Non dire gli altri punti di stata da mamma. Grazie. Ringraziamo il signor Salvatore Testoni, più avanti avremo modo magari di sentire meglio la sua voce per raccontarci un po' tutto in retroscena del suo allevamento. Ci proiettiamo ora alla quinta corsa, che era una condizionata su 2300 metri per puro sangue inglese anziani. La corsa è stata condotta dai parziali infuocati di Red Flyer, che ha tirato per lo più il gruppo. Qua vediamo Red Flyer inseguito da Tenuta e poi tutti gli altri, vediamo che un po' traccheggiano. C'è Enrico il Conte, nella mano Nino Murro che cerca di tenerlo. Cospiretto lo stesso, Sardegna Mia lo stesso. Insomma, hanno lasciato fare un po' in avanti ciò che voleva Red Flyer, per poi attaccarlo già all'inizio, già dall'addirittura opposta. Qua vediamo Red Flyer nel frontale attaccato da Tenuta, qua vediamo che Sardegna Mia un intoppo rischia quasi di cadere a terra, danneggiando, tra virgolette, se così si può dire, anche Enrico il Conte. Ci portiamo al completamento della curva, passa Tenuta, attaccata da Ex Lover in giubba viola, mentre in giubba celeste prova il recupero anche Cospirator. All'esterno ora vediamo sbucare Enrico il Conte, che è già sotto la frusta di Nino Murro. Qua sembra tenere Ex Lover, che passa ora Tenuta, mentre dall'esterno piomba il compagno di trainer Enrico il Conte, che risolve la pratica proprio poco prima del palo su Ex Lover. Mentre il Cospiretto era un'azione un po' complicata, riesce a mantenere il terzo posto e al quarto chiude l'ottima tenuta. Davvero buona la sua prova, un po' dispendiosa devo dire, però è restata in quota come vediamo qua fino ai 100 finali, mentre Sardegna Mia non riesce da quell'intoppo a recuperare. Quindi era attesa la vittoria di Enrico il Conte da parte del suo team, anche perché è un cavallo positivo, non vinceva dal dicembre 2017, è tornato al successo in questa prova, ricordiamo che aveva 62 kg, per lui abbiamo sentito Lino Murro, rientra al tondino, e appunto il proprietario Antonio Ghiani, il fratello del team di Fabrizio Pina, appunto Cristian, che ci hanno un po' raccontato le loro impressioni. Prego. Nino, doppio di giornata, cosa mi dici? Dovevi fare, si inizierà la vittoria, il cavallo avevo 600 metri di avanzare. Ascolta, la tattica era la più geniale. Purtroppo ho avuto un intoppo, Sardegna Mia ha rischiato di cadere, se no avrei vinto facile. Sì. Complimenti Nino. Grazie. Allora, per la quinta corsa abbiamo il proprietario di Marifera, la proprietaria di Enrico il Conte, quindi ovviamente
è proprio come tu anche, così. Lo prego. Senti, Enrico il Conte, una mezza da Maiden e poi lo siamo. La 62 kg. È rientrato bene la settimana da allora, l'ultima cosa che abbiamo fatto, siamo stati sfortunati, sappiamo almeno che è successo in curva, comunque tutti, il cavallo stava bene. Eravamo un po' fiduciosi, anche se eravamo aggravati dai chili, perché regalare 4 kg con Spirator e Sardegna e via dicendo sempre di più, però siamo belli. Belli soddisfatti. Sì, sì, grazie a Team Pin, a Fabrizio e a Cristian, merito tutto loro. Cristian, per il team di Micio Pinna, ve l'aspettate a volte questa vittoria? La distanza era la sua, però ci sono la distanza era la sua, però per me è poco ispirato perché è un cavallo di classe migliore, la nuova forma, eccetera, positivo. Speravamo, è andata bene, è andata sì. Lui comunque non ha vinto questo anno e mezzo, ma è sempre al quarto, il quinto posto di Pisa, credo che lui abbia tutti... Ha fatto compagnie più impegnative di queste, stavo ricordando bene. Bella anche la montagna di Nuburgo, aspettate. Sì, benissimo. Bene, Chris, complimenti anche per la vittoria. Ringraziamo il proprietario, ovviamente il marito della titolare in colori Giovannina Pinna, Antonio Ghiani, Cristian Pinna, fratello di Fabrizio. Passiamo ora alla sesta e conclusiva corsa della giornata, era una prova riservata ai puro sangue arabo anziani, come da copione alla vigilia la sfida era tra Zimbabwe e Rosso Antico, ma devo dire che i due hanno forse, non lo so, sbagliato i parziali perché hanno davvero camminato tanto nelle prime due frazioni e hanno pagato in fondo. Qua vediamo appunto Zimbabwe nelle mani di Sandro Gessa, Rosso Antico gli si pone subito in scia, in terza posizione c'era Zutote, ancora lontano dal cavallo che abbiamo conosciuto. Addirittura qua ha già richiesto Rosso Antico, come vediamo, mentre prosegue in mano Vulcano Baibo Norveso che la rientra, all'interno si posiziona Zarino, all'esterno c'è Zinziger. Qua vediamo, sono già in lotta con Vulcano Baibo Norveso ancora in mano. Ci portiamo ora ai 300 finali. Adesso qua vediamo Zimbabwe che cede il passo, Vulcano Baibo Norveso passa, la lotta è a 3 perché si inserisce Zarino, all'esterno Zinziger. Vulcano Baibo Norveso sotto la frusta di Pasquale Salis, ma Francesco Dettori trova l'azione giusta di Zarino e riesce a passare su Zinziger che lo appariglia quasi sul palo, e al terzo scivola Vulcano Baibo Norveso, mentre al quarto finisce Zaffiro Delottas. È una bella prova questa di Zarino perché era troppo brutto il rientro per essere vero, per un cavallo che l'anno scorso ha dimostrato di essere e di avere qualità almeno nei 3 anni, quest'anno c'entra la prima vittoria nei 4 anni ed oltre. Altrettanto buona devo dire la prova di Zinziger che ricordiamo che alla seconda corsa in carriera già si propone in queste condizioni e subito in prima linea, quindi lui ha un quarto e un secondo al debutto, quindi ha meno esperienza rispetto agli altri, ma sicuramente la classe già lì. Buona anche la prova di Vulcano Baibo Norveso al rientro terzo, è calato forse un po' nel finale, comunque buona la sua prova. Ricordo che tutti e tre sono figli, i primi 3 arrivati dello stallone Baibo Norveso, quindi si dimostra un grande miglioratore e razzatore Baibo Norveso. Per Zarino abbiamo sentito Francesco Dettori che veniva da 3 doppie di giornata consecutiva, questa giornata ha conquistato solo una vittoria, non poteva appunto mancare la firma del top jockey attuale, ovvero Francesco Dettori. Sentiamo lui e poi di nuovo Cristian Pinna su Zarino. Ace, l'abbiamo fatta. Oggi sono una, ma va bene. Va bene, dai, sono una Sardegna mia e con lui ho fatto da passeggero, ho aspettato giusto a passare e poi mi ha fatto la progressione in fondo, un bel cavallo. E l'ha dimostrato l'anno scorso, poi ha sfortunato il rientro. Sì. Lui lo batte un cavallo buono, un sacco di gallura e oggi con questi qua potevo vincere tranquillamente. Complimenti. Grazie. Zarino, sesta corsa, rientro troppo brutto per essere sì, perché non era ancora pronta, c'è qualche chilo in più, però ci aspettavamo miglioramenti.
Ti faccio una domanda che faccio molto spesso a chi ha gli anziani, a chi passa i 4 anni. Lui vuole cambiare età, può migliorare oppure... Secondo me non ha fatto vedere ancora quello che è. Il lavoro ti fa vedere la mattina? Sì, no, ma anche a 3 anni faceva vedere galoppare con i vecchi di andare. Quindi rimane un bel prospetto. Quest'anno sappiamo tutti che è una stagione importante, credo il prossimo anno, poi comunque ci avete questo Zarino. Ci crediamo. Credi che possa essere protagonista. Si è dimostrato. Bene, io vi ringrazio e bocca al lupo a tutti e due. E ovviamente al team di Fabio Zerpini. Grazie. Abbiamo sentito Cristian Pinna e Francesco Dettori, anche qui l'audio di Pinna era un po' disturbato, comunque cercheremo di migliorarci già dalla quinta giornata che sarà appunto in programma domenica 28 aprile, ci sarà anche il premio SportRiver.biz, una corsa di anglo-arabi anziani. Bene, la puntata termina qui, agli ordini dello starter vi saluta e spera di non avervi annoiato con i contributi da Kili Vani, che sono sempre inediti per l'Ippica Sarda. Vi ringrazio per il seguito che mi date e ci vediamo appunto sabato per l'analisi della quinta giornata di corse con agli ordini dello starter. Un saluto a tutti.